Paralimpiadi. Ciao Manuel. Ma come stai? Manuel Bertuzzo. Grazie. Io quando ti vedo sto bene perché sei che bello. Una persona non positiva di più che sprizza energia da ogni grazie, porto, grazie. Ogni questo non è scontato, è sempre bello emanare cose positive. E io ti ho visto, non ti conoscevo, naturalmente ti conoscevo e so la tua storia, adesso un po' la racconteremo, ti ho letto le foto eccetera, però appena ti ho visto in studio, in quell'angolo, lui illuminavi e questo non grazie, è da tutti. Grazie. Complimenti. Allora, dobbiamo, per chi, per quei pochi che non sanno, certo, dobbiamo fare questo orrendo ripasso della tua vita. Tu, in una giornata di febbraio, sì, giusto? Sì, il 12, 3 febbraio. Stai tranquillamente con la tua fidanzata a prenderti un gelato e in un agguato mafioso, per uno scambio di persone, ti feriscono sulla spina dorsale. Sì, sì, che poi è andata praticamente così. Io mi stavo facendo i fatti miei proprio con lei, come insomma fanno tutti quanti nella vita, e ti ritrovi ad avere insomma due persone da bordo di un motorino che ti urlano delle cose non molto carine per attirare la tua attenzione. Nel momento in cui ti giri vedi una pistola che ti è puntata davanti e ti sparano. Uno scambio di persona che comunque è incomprensibile. No, perché è la comunque violenza, sempre incomprensibile, incomprensibile, ma a prescindere. Rimanere vittima, esatto, di una cosa del genere è qualcosa che ti potrebbe far arrabbiare per il resto dei tuoi giorni. Potreste, esatto. Potrebbe almeno, credo, sì, che la maggior parte di noi subirebbe un danno, beh, sì, più irreversibile. Altro, sì, più che altro perché cerchi, ovviamente nella vita noi cerchiamo sempre risposte a tutto, no? Certo. E quindi quando a quella non la trovi ti devi solo affidare poi a quello che succede. Però puoi scegliere di fermarti, di rimuginare tutto quanto, abbatterti oppure andare avanti. Fortunatamente ho scelto la seconda. Allora Manuel, tu hai dimostrato la tua forza nel momento in cui sei uscito dal coma. Sì. Cioè, questo ragazzo è uscito dal coma un'esigenza di mangiare cose buone perché evidentemente giustamente l'ospedale non è, esatto, e tu chiedi una pizza, sì, 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 e vita, quando la mangi senti che quella è la miglior pizza della tua vita. Assolutamente sì, io ho detto mamma, sì, io non capivo proprio cosa stava succedendo in realtà, quindi io tranquillamente ho detto ragazzi portatemi la pizza, al massimo poi del gelato e dei biscotti, cioè la mia preoccupazione era quella. E questa è la forza però dell'uomo che poi si è dimostrato nel proseguio. Allora, tu a questo punto davvero hai scritto libri, anzi questo è l'ultimo, poi sì, faccio intanto vedere, Soli nella tempesta, che poi è un titolo evocativo, ma nel tuo caso tu non sei poi solo, c'è tanta gente che ti vuole bene, vero? C'è tanto dietro, sì sì sì, c'è tanto dietro, però ho voluto apposta, certo, far capire cosa anche può esserci dietro a tante realtà che magari ti sembrano invincibili, forti e quasi disumane, e questa in realtà ti rende veramente umano, mi rende umano come tutti. La forza di volontà quanto ha contato, beh, nella tua vicenda? Beh, tanto, è tantissimo. E lì, come ti dicevo prima, puoi scegliere davvero se abbandonare tutto, lasciarti andare e veramente poi non godere di quello che la vita può offrire, oppure puoi scegliere di andare avanti con il sorriso e comunque di ritenerti fortunato di quello che hai e quindi di portare... E fare molte cose in più, perché sì, tu, a parte che sei protagonista di una serie TV, anche, a parte Napoleone, Dante, non è che siano tutti protagonisti di serie TV, insomma. Che effetto ti ha fatto? Beh, rinascere, sì, in molti l'abbiamo visto. Beh, è forte, nel senso comunque io sono sempre stato solo un atleta che aveva la testa sott'acqua e che pensava di andare alle Olimpiadi, quindi quando ti ritrovi a stare anche in quei mondi, in quei contesti, ti senti grato, prima cosa, grato, fortunato e te li godi. Me li sono goduti bene, ho avuto modo di conoscere mondi magari distanti apparentemente da me che mi sono goduto tanto, tanto, tanto. Senti, torniamo un attimo a quella maledetta sera. Tu hai tanti tatuaggi, alcuni sono artistici, adesso... Lo so che molte ragazze vorrebbero farlo spogliare, non si può fare, visto l'orario. Però uno in particolare mi ha colpito, 12, questo numero. Perché? Sì. Ce l'ho perché 12 sono semplicemente i millimetri per i quali sono vivo, no? I millimetri? I millimetri per i quali sono vivo. Quanto è 12 millimetri? Poi se tu ci pensi che sono 12 millimetri, poi tra l'altro da sparati, da un corpo in movimento, quindi c'è proprio una casualità incredibile. E quelli sono, è il numero che mi divide dall'essere qui e non esserci, ma quindi è tanto tanto importante, veramente. Cioè, veramente giustamente importante. Quello è quello che è quell'errore, diciamo, ti ha permesso di vivere. Esattamente. E di essere, perché non diventare, perché lo era anche prima, di essere quel ragazzo straordinario che oggi vediamo tutti insieme. Nuoto, la tua grande passione, che hai sempre avuto. Eri in odor di nazionale, insomma, no? Cioè, tu puntavi
alle Olimpiadi. Sì. Quindi quello che è accaduto è stata anche una mazzata dal punto di vista proprio della passione. Soprattutto. Cioè, perché uno dice, vabbè, ma che succede? Soprattutto. Lo fai per. Io la mia prima gara l'ho fatta a 5 anni. 5 anni? Quindi sono 25, sono 20 anni, no, che gareggio. E quindi quando ti ritrovi a dover veramente riniziare tutto da capo in modo diverso, dici, cavolo, io ho buttato via tutto questo tempo, mannaggia, cosa devo fare? Eppure poi dopo, col tempo, perché solo il tempo può aiutarti in questi casi, la tua forza di volontà del tempo potrà rimettere un po' a posto le cose. Tu adesso parteciperai, l'ho annunciato, sì, forse sì. Devo dirlo alla fine, però insomma è talmente bella come notizia che non me la sentivo di tenermela. Parteciperai come nazionale italiano, sì, 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 alle Paralimpiadi di Parigi e so, sì, che hai anche ambizioni di medaglia. Beh, non le nascondi, insomma. Beh, non nascondo nulla perché ovviamente bisogna puntare all'eccellente e dopo in caso prendere quello che arriva. Quindi uno si allena e si fa il mazzo proprio per arrivare al vertice, insomma al punto più in alto. Poi dopo insomma si vedrà là e là. Io credo, da quello che ho sentito, veramente l'Olimpiade è qualcosa che è un'incognita per tutti. Là possono giocare le emozioni, può giocare qualunque cosa. Ma può giocare un sacco di cose. A te ti ha giocato nella prima competizione, so che sei arrivato quinto. Sì, sì, esatto, primo mondiale per esempio un po' si ha giocato anche però quello. Però cioè, ragazzi, nel primo mondiale emozionato è arrivato quinto, cioè non vorrei dire, non è che... Cioè non si è qualificato, no, è arrivato quinto. Io scommetto su di lui, anzi, non ho mai scommesso in vita mia, ma mi sa che questa volta la faccio. Legali, mai cose strane. Senti, però parlavamo delle persone che ti hanno dato una mano. Sì. L'allenatore in particolare. Francesco è stato ancora adesso. Lo salutiamo. Sì, tanto lo vedo tra pochissimo. Ciao Fra, ciao, tra poco in acqua. E bene. Lui è il mio punto di riferimento, ha imparato a conoscermi come un fratello e sa dove può osare, sa dove invece deve stare al posto suo, sa tutto e siamo ormai una squadra. Cioè a tutti gli effetti. Io e lui è una squadra perfetta, un gioco di incastri incredibile. E se quello che sto facendo è così bello, è veramente tanto grazie a lui. Quindi io allora, Manu, io ti chiedo.